continuando la nostra meditazione in questo meraviglioso tempo ordinario della liturgia, stiamo facendo esperienza come veramente la parola di Dio diviene di domenica in domenica più esigente. Chiede a noi una collaborazione, non tanto da un punto di vista sentimentale, ma dove ci impegna la vita. E allora domenica scorsa ricordavo, va e anche tu fa lo stesso, l'esperienza del volontariato. Chi è il mio prossimo? È colui che realmente ha bisogno del tuo aiuto. Ma tutto questo è possibile solo se entriamo in un'ottica nuova, perciò la liturgia di oggi. Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per cose che non hanno l'importanza di cui Maria si è scelta la parte migliore e non le sarà tolta. Ecco, cosa significa questo, no? Che stiamo attenti nel corso dei millenni, anche nella parola di Dio, alcune volte è stata data un'interpretazione estremista, oggi diremmo integralista. La parola di Dio va compresa, va studiata, va capita, va meditata, in modo che noi cristiani la possiamo realizzare. Il bene verso gli altri, l'esperienza del buon samaritano, si può compiere solo se nel cuore c'è il Signore. Perciò ci siamo chiamati a fare spazio nella nostra vita. Immaginate questa scena così bella. Gesù a casa di Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, e Maria che si pone ai piedi di Gesù e lo ascolta. È una scena veramente bella, non solo nell'aspetto estetico, ma di quello che Maria certamente ascoltava dal Maestro. Noi siamo poco attenti alla parola di Dio. A volte noi vediamo quell'importanza che merita, siamo distratti, anche nelle liturgie che celebriamo, in modo speciale nella Santa Messa. Quante volte che contiamo a messa pensando di aver coperto e sistemato il precetto. Stiamo attenti. Andare a messa significa incontrare il Signore. Andare a messa significa mettersi in ascolto di quello che il Signore suggerisce alla nostra vita. Andare a messa significa vivere l'esperienza del Cristo risorto, quel Cristo morto per la nostra salvezza, risorto per la nostra santificazione. E allora abbiamo bisogno anche noi di fare questa esperienza come Maria. Perciò dicevo che nel corso dei secoli c'è stata un'interpretazione di questo brano anche sbagliata, perché non è che Gesù disprezza ciò che fa male. Dobbiamo il Vangelo, ecco, compreso nella sua globalità, lo dobbiamo fare con quelli che estraggono dei versetti e poi fanno dei proclami. La parola di Dio va studiata e compresa nella sua totalità. Gesù dice, quando Marta si lamenta, la prossima volta un po', a volte capita queste cose, no? Lo vediamo forse nelle parrocchie, forse nelle famiglie, nei giorni di religione, in chi vuole veramente vivere l'esperienza del Signore. E allora Marta si lamenta, dice: Signore, ma non ti importa che Maria si è messa ai tuoi piedi e io devo fare tanti servizi, no? Perché avere l'ospite in casa non è facile, e poi siamo a quei tempi.
Gesù non disprezza il lavoro di Maria. Dice Maria si è scelta la parte migliore, quindi vuol dire che anche la parte di Marta è importante. Fratelli e sorelle, nella vita cristiana quanto è difficile trovare l'equilibrio, perciò gli antichi affermavano in meglio stato virtus, la virtù sta in mezzo. Dobbiamo sapere equilibrare anche il nostro rapporto con Dio. Chi ha avuto il dono di essere sceso come donna, uomo contemplativo, gli allora si dedica pienamente alla contemplazione, alla preghiera. Ma noi che viviamo nel mondo e non siamo al di là delle nuvole, dobbiamo sapere essere equilibrati. Perciò il Signore dice, Maria si è scelta la parte migliore. Quante volte anche noi ci equilibriamo per tante cose? Quante volte anche noi nei riguardi del Signore abbiamo una fretta, a volte anche andare a messa? Quante volte durante la giornata non troviamo un minuto per metterci in preghiera? Questo significa che Maria si è scelta la parte di Dio, che Marta si preoccupa per troppe cose. Fratelli e sorelle, oggi viviamo in un mondo, voi con Luca parlate, no? Pure il bambino mi sono stressata, pure il bambino c'è, perché i genitori fanno facendo la cosa e mi fanno studiare. Ah, ma tu parla la piscina, non sposta, vado a cadere, ma uno non piace il fuoco. Quando è più scusato, e fossimo più, che non si è bruciato niente, e non so più niente. Ma ci devi studiare solo, chiaro, se ti prego. Chiaro? E allora cosa succede? Che tutti stanno stressati. Ma stressati di che cosa? Perciò abbiamo bisogno ogni tanto di fermarci, di riprendere, di prendere coscienza del nostro vivere, della vita che procede, della vita che passa. Siamo nel cimitero. La riflessione sulla tomba dei nostri cari, dicendo il grande tuo fosco, ci aiuta a riflettere che realmente la vita è un continuo divenire, è un continuo passaggio. Ma noi, presi dalla fantasia, presi dalle preoccupazioni a volte banali, poi ci sono certamente preoccupazioni serie, non facciamo tutto un estroso, che è intelligente, conosce ciò che è necessario e ciò che non serve. E allora abbiamo bisogno veramente di chiedere al Signore di saper distinguere ciò che è importante nella vita, nei rapporti con gli altri, nei rapporti con Dio e ciò che non serve. Maria si pone in ascolto. Lei si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta. È un futuro che ci può offrire. Non le sarà tolto, cosa significa? Che Maria ha compreso chi è Gesù e allora lei sarà partecipe non di una vita frenetica terrena, ma di una vita eterna. Quindi questo brano apre dinanzi a noi tante prospettive. Noi dobbiamo chiedere veramente la capacità di saper distinguere con la nostra intelligenza, con la nostra buona volontà, ciò che veramente piace al Signore. E nel momento in cui ci poniamo in questo atteggiamento, ecco allora la crescita spirituale. L'ascolto della parola ci aiuta a vivere. L'ascolto della parola ci aiuta ad avere rapporti verso gli altri, rapporti di solidarietà, di accoglienza, di altruismo, e ci porta a quella dimensione che abbiamo affrontato nella prima lettura. Abramo, non dimentichiamo, colui che aveva affrontato la parola, esce dalla tua terra, e Abramo lasciò la sua terra
pur non sapendo qual era la mente, cosa che è successo, che nel momento in cui ha ascoltato la parola di Dio, ha ospitato quel Dio attraverso questi tre uomini. E questi tre uomini gli hanno fatto un grande dono. Tra un anno, tuo moglie Sara ti darà la vita, che sarà tutto. Chi si pone in questo atteggiamento di ascolto, chi si pone veramente in comunione con Dio, avrà, otterrà quelle grazie di cui continuamente noi chiediamo. Se forse non lo esprimiamo, perché tante volte non ci muoviamo in questo atteggiamento intimo e profondo, dove la parola cambia la vita. Questo è successo ad Abramo, è successo ai patriarchi, alla Vergine Maria, agli apostoli, ai santi, agli uomini di ogni tempo. Cristo perché è nato nella storia? Ricordate, no? Ciò che i fatti devono essere importanti nella nostra vita come conoscenza di vita spirituale. Quando l'angelo parlò a Vergine, cosa disse la Madonna? Voglio capire cosa stai dicendo? È un momento di tentennamento, un momento di sbandamento, ma poi quando capì che era il Signore, cosa dice? Ecco, sono la serva del Signore, attenta di me quello che tu hai detto. Questa è l'esperienza di Dio. Noi che ci poniamo all'ascolto della parola. Ma non è una parola buona, una parola qualsiasi, è la parola di Dio, cioè i suoi insegnamenti, il suo Vangelo, i suoi comandamenti, la vita sacramentale, l'insegnamento di Dio. Questo significa mettersi in ginocchio ai piedi di Gesù e Maria ascoltare il Signore che gli parlava. Certamente mi insegnano cose belle della vita, dell'incontro di quel Cristo che certamente aveva risuscitato e renderà partecipi tutti della sua vita, quella vita che non ha più. E allora chiediamo veramente al Signore la grazia di saper mettere in pratica la parola di Dio. San Giovanni lo afferma: non siete solo di quelli che ascoltano, illudendo voi stessi della parola di Dio, ma siate di coloro che ascoltano. Il primo aspetto è l'ascolto, poi c'è la preghiera, c'è la meditazione, la riflessione, lo studio della parola di Dio. Coloro che ci guidano, perciò abbiamo bisogno veramente quella umiltà profonda perché ci lasciamo illuminare e guidare nella nostra vita di ogni giorno, non solo quando siamo in chiesa. Questo è il momento in cui noi incontriamo il Signore, facciamo esperienza del suo amore, ci carichiamo della sua potenza, facciamo veramente quel pieno necessario per poter affrontare la settimana, la vita, i momenti difficili, le incomprensioni, i tradimenti, le amarezze della vita, le delusioni, le morti, la sofferenza, le malattie. Questo vuol dire caricarsi di Gesù attraverso la luce della sua parola. E questo dà senso alla nostra vita. Ci fa veramente incontrare il Signore che apre a noi la gioia di incontrare gli altri. Questo è il nostro Dio. Questo significa vivere l'esperienza di amare Dio e di amare il prossimo. Negli ultimi tempi stiamo vedendo questo grande risorto. La parola di Dio va compresa da nessuno, se non tutto quello che sta succedendo di questi patti sfrenati, terroristi. Dio è amore, Dio è pace. Tutto quello che si dice in nome di Dio causa la morte anche
di un ex romano, non hanno proprio nulla a che fare con il figlio. E questo certamente lo dobbiamo chiedere al Signore, perché stiamo vivendo un momento veramente disordinato. E anche l'aspetto politico non c'è per niente. Questi programmi, oggi sembra proprio che sia la politica, a volte anche in alcuni punti della vita ecclesiale, anche della Chiesa, sembra che quasi la fede sia uno slogan, no? Si dicono delle cose, accogliamo, facciamo questo, poi non parliamo a parte. Anche forse persone illustri, fino a che ogni tanto c'è qualcuno che mette in un'esistenza, perché non c'è cosa più bella della fede, essere chiaro, essere veramente persone che sanno accogliere questa vita. E quando poi non si parla come tutta la massa, si è razzisti, si è uomo, si offendono le persone, non si è cristiani, ma riscopriamo che è la nostra fede e poi cerchiamo di capirla per gli altri, se non conosciamo le bene siamo. Come possiamo rapportarci a persone così estremiste? E nessuno di questi, anche tanti imam di queste moschee, ma anche vedo che faccio una preghiera per i cristiani, questo pure si deve riflettere. Dici questo che è razzista, che si dice? Ma cosa sto facendo proprio questo? Cioè, non dici che sto violando da un punto di vista religioso, è molto religioso, è visto in una maniera che forse non conosco, non è corale nella Bibbia, hanno creato questa grande confusione. E quindi noi vogliamo essere un po' più attenti a certi modi. Non si continua, accogliamo e poi dopo queste persone cosa fanno? Ci rendiamo conto. Siamo diventati un paese così credibile. Si accorge certamente. Ma che devono fare con la loro cosa? Devono venire. Noi abbiamo un lavoro per noi e se dici questo sei razzista. Ah, non si capisce che tu sei. Te la giorno un po' e così facendo c'è una papione. E allora bisogna dire le cose così come veramente sono. E poi dopo succede. Queste strade, e come sono antipatiche, no? Dove le presenze, per momenti così, e poi 80 famiglie che piangono, 50 bambini uccisi, 20 giorni, passa il tempo, mi sembra proprio che sono delle cose da sacci. Chi si mette per lì, gli incidenti, la mano in mano alla sanità, veramente è qualcosa che ci viene fatto prendere. Non lo so, dare i nostri corpi e dice cosa penso. Facciamo una preghiera per loro, perché sappiamo ascoltare la mia Maria ai piedi di Gesù, la parola di Dio. E come Marta sappiamo mettere per il bene di un paese, della società. È una cosa veramente abominevole in questo tempo. Quindi anche noi siamo chiamati veramente a riflettere. E non è che tutti dicono determinate cose e tutti dobbiamo pensare in quel modo, non è questo. Noi siamo un paese libero. Se non ci siete civiltà, anche se a un certo posto, a un certo luogo, una certa importanza, è lo sta detto, nel detto del suo padre, che sta dicendo, se non lo sa, non lo dobbiamo ragionare. Qualunque cosa sentiamo, la televisione, leggiamo il giornale, ascoltiamo la galleria, ascoltiamo il vescovo fortunato, non è che mi sta dicendo, ma si rende conto che alcune volte negli ultimi tempi si è fatto che la fede sia fatta di storia. Non cambiamo povero, così. Non so se voi state ragionando, ma noi che dobbiamo pensare di questo, però io mi sto dicendo delle cose che mi auguro che l'intelligenza si metta in cosa strana. E loro sanno tutti quello che vuol dire. Signore, aiutaci ad essere come Maria che ascolta.
lo chiediamo per noi e lo chiediamo per quelli che hanno delle grandi responsabilità. Se non fa per niente, ci troveremo qualche giorno delle brutte sorprese. Poi ci vediamo, no? Preghiamo Dio, che ci sia questa cosa.